È un Pescara che è andato sempre in gol nelle 6 partite ufficiali fin qui disputate. Lo ha fatto 12 volte con una distribuzione equa delle marcature e l'applicazione della regola del 2. Questo è il numero dei gol segnati in ognuno di quei match, con vittorie identiche a seconda della competizione. 2-0 ad Olbia e Grosseto in Coppa Italia, 2-1 in campionato, rifilati ad Ancona Matelica, Carrarese e Aquila Montevarchi. E poi il 2-2 con la Vispesaro nell'unico pareggio. I biancazzurri in vetta al girone B e al terzo turno di Coppa. Curiosamente il contributo degli attaccanti non è stato così sostanzioso e non a caso lo stesso allenatore Gaetano Auteri ha parlato di miglioramenti sensibili che si aspetta dagli attaccanti negli ultimi 20 metri. Per ora ci pensano Memushai e i difensori, soprattutto i cursori di fascia. Il centrocampista e capitano del Delfino ha siglato 2 reti, medesimo bottino anche per Zappella e Cancellotti, a quota 1 Nzita e Frascatore. E poi gli attaccanti, De Marchi e Clemenza, a segno in campionato, e Galano e Dursi, un gol a testa in Coppa. Per ora le cose vanno bene a livello di risultati, ma anche di prestazioni. Ma quando la posta in palio sarà più alta, gli attaccanti dovranno fare la differenza e alcuni di loro in particolare dovranno emergere. Auteri, dopo la gara col Montevarchi, ha fatto presente che ci sono giocatori al 40-50% e che dovranno crescere velocemente, anche perché dopo le gare con Viterbese e Gubbio arriveranno gli scontri diretti, a cominciare da quello con la Reggiana. Non ha ancora trovato la via del gol il loco Franco Ferrari, su cui ci sono delle aspettative che saranno ripagate, secondo Donato Di Campli, in passato agente dell'attaccante argentino. È un giocatore fortissimo, ha una struttura fisica imponente e ogni anno dove è andato ha fatto benissimo. Lo scorso anno a Como contribuì in maniera determinante alla vittoria del Como, ma anche a Piacenza, e lo stesso Matteassi lo conosce molto bene il giocatore. Il fatto che non giochi, non riesco a capire il motivo, perché ritengo che in categoria sia sicuramente uno dei più forti. Loco è un ragazzo straordinario, lui ha una struttura imponente, ha necessità, nelle ultime 2 stagioni non ha fatto praticamente mai ritiro. È prematuro dire che il Pescara in avanti potrebbe avere problemi, perché ha poi una batteria abbastanza varia di attaccanti. In Serie C credo che sia l'attaccante più forte della Serie C, non ci sono dubbi.